Ora spostiamo la sorgente luminosa ancora più a sinistra, quindi andiamo tra il fuoco e il vertice dello specchio. Costruiamo i soliti quattro raggi, il raggio blu che passa per il fuoco, il raggio verde che si riflette parallelamente all'asse ottico, il raggio rosso che si riflette nel vertice dello specchio e il raggio giallo che descrive come al solito uno dei diametri della circonferenza, della sfera, riflettendosi sullo specchio e passando per il centro. Come si vede, i quattro raggi riflessi sono questo, questo, questo blu e questo rosso. E sono quattro raggi divergenti, cioè ponendosi a guardare da destra, l'occhio umano vede quattro raggi che si allargano, quattro raggi divergenti, e quindi è portato il nostro cervello a interpretare questi quattro raggi divergenti come provenienti tutti quanti da una sorgente, che è però una sorgente virtuale, che si ottiene prolungando all'indietro questi quattro raggi divergenti. Quindi l'occhio umano e il cervello hanno l'impressione che questi quattro raggi provengano da questo punto, che si ottiene prolungando all'indietro questo raggio verde, prolungando all'indietro questo raggio giallo, prolungando questo raggio blu e il raggio rosso. Quindi il cervello umano ha l'impressione che la sorgente, cioè che l'immagine, anzi che la sorgente si trovi non qui, ma si trovi in questo punto, quindi sia A' o B', la sorgente luminosa. In realtà è soltanto un'illusione ottica, perché la vera sorgente luminosa è qua. Questa invece è l'immagine virtuale. Un'immagine che in questo caso si forma diritta e non più capovolta come nei casi precedenti e si forma anche ingrandita rispetto alla sorgente. Questa immagine virtuale si forma ancora più grande e ancora più a sinistra se la sorgente AB la spostiamo vicino al fuoco, appena a sinistra del fuoco. È un po' come se l'immagine che si formava a destra all'infinito quando la sorgente stava nel fuoco, appena noi spostiamo la sorgente appena a sinistra del fuoco, l'immagine dall'infinito a destra si forma virtuale all'infinito a sinistra. E poi progressivamente dall'infinito si riavvicina allo specchio man mano che noi spostiamo la sorgente dal fuoco verso il vertice dello specchio, cioè verso sinistra.